prima set abbiamo un po' peccato in battuta, è sceso un po' di livello, però per il resto siamo contenti perché abbiamo affrontato questa partita in maniera perfetta. Poi sono stati bravissimi i ragazzi che hanno dato una mano in ricezione impressionante e hanno agevolato molto il lavoro. È tutto più facile quando la ricezione funziona così. Sì, diciamo che è il nostro punto di forza. Questa sera poi abbiamo avuto dei livelli di attenzione maggiore, di conseguenza risultati. Te, oltre a una regia veramente molto solida, partita in preziosità anche da diversi punti, da diverse giocate, anche in successione, no? Quindi diciamo che è la dimostrazione di una sicurezza questo oggi tua di tutta la squadra. Sì, sicuramente, poi quando vai bene ti senti sempre più sicuro. Quindi avendo anche i ragazzi attorno che sono tranquilli danno una maggiore. È cambiato qualcosa nella vostra testa nell'ultima partita in cui insomma avete molti meno breakout, aggredite subito gli avversari, o insomma vi siete parlati, avete lavorato su alcuni aspetti? Sì, stiamo lavorando sicuramente mentalmente. Ovviamente fare la prima vittoria fuori casa ha dato una grossissima mano e quindi adesso vediamo di continuare così. Anche tecnicamente adesso è cambiato qualcosa perché avete un gioco molto più fluido, molto più sicuro. Sì, dipende sempre dalla testa. Se la testa è tranquilla, di conseguenza non si può fare. Domenica prossima affrontate Vibo Valencia in trasferta, squadra che avete già affrontato, che partita sarà? Sarà una partita, una bella lotta perché loro in casa esprimono un gioco di altissimo livello e noi dobbiamo essere capaci a continuare in questa striscia di partite, riuscendo a imporre